Alors, elle a une responsabilité très importante. Elle est la responsable héraldique de la République italienne et travaille à la présidence du Conseil des ministres pour les questions honorifiques et héraldiques. Voilà, madame, à vous de prendre. Okay. Voilà. Je suppose que vous parlez en italien. Sì, e io appunto parlo della consulta araldica dal Regno d'Italia all'araldica presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri. Inizio con un po' di storia della nostra, ecco, dello sviluppo. E nel Regno di Sardegna, istituito nel 1297 da Papa Bonifacio VIII e che mutò il suo nome nel 1861 il Regno d'Italia, la materia feudale, nobiltale e araldica era competenza della Camera dei Conti. L'Archivio di Stato di Torino ne conserva tuttora la documentazione di quella illustre magistratura che annoverò tra i suoi componenti magistrati di chiara fama. Con la riforma della Camera dei Conti, che con la legge 14 agosto 1862 numero 800 divenne Corte dei Conti e gli fu affidato il più preciso compito del controllo della legittimità degli atti del governo e della pubblica spesa, venne a mancare al governo un organo al quale potersi rivolgere per le materie araldiche. Con Regio Decreto 5318 del 10 ottobre 1869 fu istituita la consulta araldica per dare pareri al governo in materia di titoli gentilizi, stemmi ed altre pubbliche onorificenze. Il suddetto Regio Decreto prevedeva che la consulta araldica fosse composta da un presidente, scelto fra i grandi ufficiali dello Stato, e da 8 consultori, di cui 4 senatori del Regno, assistita da un commissario del re e da un cancelliere, tutti nominati con decreto reale su proposta del ministro dell'interno. Il re affermava così la sua autorità della consulta attraverso il suo commissario, senza il cui voto non si poteva procedere a qualunque deliberazione. Così la consulta divenne l'organo deliberante in materia nobiliare, salvo il principio di autonomia del sovrano per le concessioni mutu proprio e per la competenza degli organi giudiziari nei casi di contestazione o opposizione. Inoltre, alla consulta araldica aspettava la tenuta di un registro dei titoli gentilizi, che si pose come il primo dei 5 libri araldici sanciti dall'ultimo ordinamento dello Stato nobiliare italiano, dal Regio Decreto 7 giugno 1943, numero 651, articolo 62. I 5 libri sono il Libro d'Oro della Nobiltà Italiana, il Libro Araldico dei Titoli Stranieri, il Libro Araldico degli Stemmi di Cittadinanza, il Libro Araldico degli Enti Morali, l'Elenco Ufficiale della Nobiltà Italiana. Il funzionamento della consulta fu dettagliatamente descritto nel regolamento approvato con Regio Decreto 8 maggio 1870. Con Regio Decreto 11 dicembre 1887 si precisarono meglio gli obiettivi della consulta e si istituì una classe di corrispondenti con il compito di coadiuvanti. A tali corrispondenti, successivamente sostituite le commissioni araldiche, istituite in linea di massimo presso gli archivi di Stato degli Stati preunitari. Inoltre, il decreto prevedeva la nomina, in seno alla consulta, di una giunta permanente, composta da 5 consultori. Quando il voto della consulta coincideva con quella del commissario del re, la pratica veniva trasmessa dalla Cancelleria della Consulta al Ministero dell'Interno per ulteriori disposizioni governative. Con Regio Decreto 8 gennaio 1888 fu approvato il regolamento della consulta araldica, dove le competenze furono minuziosamente stabilite in 15 articoli,
dall'articolo 16 al 30. Inoltre fu previsto un ufficio araldico presso il Ministero dell'Interno, preposto alla compilazione di tutti gli atti esecutivi dei provvedimenti deliberati dalla Consulta e dalla Giunta permanente. Con regio decreto 2 luglio 1896 numero 313 fu stabilito un nuovo ordinamento per la Consulta araldica. Si precisò la sua competenza, istituita per dare pareri e avvisi al governo su questioni concernenti materie nobiliari e araldiche, collocata presso il Ministero dell'Interno. Composta da 21 membri, il Ministro dell'Interno, 18 consultori, di cui 12 effettivi e 6 onorari, dal Commissario del Re e dal Cancelliere. L'articolo 5 del suddetto decreto precisò i compiti dell'ufficio araldico, sempre presso il Ministero dell'Interno: spedizione, riscrizione dei diritti di cancelleria, partecipazione alle deliberazioni degli interessati, conservazione dei libri e registri araldici e dell'archivio della Consulta araldica. Dal 1896 al 1943 varie furono le norme riguardanti la Consulta araldica e l'ufficio araldico, importanti quelle del 1923, che sancirono il passaggio di consulte e ufficio dal Ministero dell'Interno alla Presidenza del Consiglio dei Ministri. Le competenze del Commissario del Re furono fortemente ampliate. Gli fu attribuito l'esame dell'istanza di natura nobiliare e araldica, pareri concernenti stemmi e predicati, la restrizione araldica degli stemmi. Gli fu affidata anche l'elaborazione del regolamento tecnico araldico di 73 articoli e del vocabolario araldico ufficiale. Entrambi si posero come testi non esaustivi per la complessità della materia trattata, ma gli ornamenti esteriori degli stemmi e il lessico araldico da allora furono conformi il più possibile ai due testi approvati. Anche la nomina degli ultimi commissari fu indice della volontà del sovrano e del governo di inserire più profondamente la consulta nell'ambito dell'organizzazione statale. E veniamo adesso ai tempi della Repubblica Italiana. La 14ª disposizione transitoria finale della Costituzione reca: i titoli nobiliari non sono riconosciuti. I predicati di quelli esistenti prima del 28 ottobre 1922 valgono come parte del nome. L'ordine mauriziano è conservato come ente ospedaliero e funziona nei modi stabiliti dalla legge. La legge regola la soppressione della consulta araldica. Questa legge ordinaria non fu mai emanata. La mancanza di una legge ordinaria, così reveriva il dettato della Costituzione, ha avuto come conseguenza che l'ufficio araldico presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri opera come previsto dal regio decreto 7 giugno 1943 numero 652, in parte modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 gennaio 2011. Il suddetto decreto assegna la competenza esclusiva in materia all'ufficio onorificenza araldica della Presidenza del Consiglio dei Ministri, aggiorna, semplificandole, le modalità di concessione e le regole araldiche già contenute nel regio decreto 7 giugno 1943 numero 652. Possono richiedere la concessione di emblemi araldici regioni, province, città metropolitane, comunità isolane, consorsi, unioni di comuni, enti con personalità giuridica, banche, fondazioni, università, società, associazioni, forze armate e corpi, ad ordinamento civile e militare dello Stato. La domanda per la concessione di emblemi araldici, come previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 gennaio 2011, deve essere presentata dal vertice, ad esempio un sindaco, un presidente di una comunità montana, di un consorzio di comune, o del responsabile apicale, o dal rappresentante legale dei vertici della Forza Armata o del Corpo. L'ufficio araldico, ecco dunque noi, svolge attività di predisposizione di stemmi e ciò
sia in presenza di stemmi proposti dagli enti richiedenti di insufficiente esito araldico, sia per esplicito incarico degli enti predetti. L'iter procedimentale è il seguente. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, previa istruttoria da parte del nostro ufficio, propone al Presidente della Repubblica la concessione di emblemi araldici. Una volta firmato dal decreto del Presidente della Repubblica, il decreto viene inoltrato all'Archivio Centrale dello Stato per la registrazione. Lo stemma, il gonfalone, la bandiera godono di tutela giuridica da parte dello Stato, regolato dalle norme di regge. Regio Decreto 21 gennaio 29, numero 61, ordinamento dello Stato nobiliare italiano. Regio Decreto 7 giugno 1943, numero 651 e 652. Regio Decreto 12 ottobre 33, 1440, articolo 1. Per le materie nobiliari, l'ufficio araldico provvede a curare ricerche nella documentazione della consulta araldica depositata presso l'Archivio Centrale dello Stato, richieste dall'Avvocatura dello Stato per vicende giudiziarie in materia di cognomizzazione di predicati. L'ufficio deve infatti accertare le condizioni di applicabilità della norma contenuta nella 14ª disposizione transitoria finale della Costituzione italiana. I predicati esistenti prima del 28 ottobre 22 valgono come parte del nome. Dunque, dare riscontro alle numerose richieste di terzi, sia per quanto riguarda la cognomizzazione dei predicati, sia per quanto riguarda le materie nobiliari e araldiche. Si tratta di un lavoro, di un notevole flusso di lavoro, oltre un migliaio di protocolli l'anno e numerose concessioni di emblemi. Propositi e obiettivi del nostro ufficio sono di adeguare e accrescere la conoscenza araldica come scienza documentaria della storia, diffondere la conoscenza, delineare con metodo critico fondato su ricerche d'archivio originali e su documenti inediti, reperibili negli archivi di Stato ma anche in archivi di enti o privati, la nascita e la evoluzione degli stemmi. Del resto, il compito della storia e anche dunque dell'araldica come scienza documentaria della storia è trasmettere il sapere. Grazie. Grazie. Est-ce qu'il y a des questions sur cette communication? Professor Popov. Non capisco, no. Chi può tradurmelo? Je pense que les organisateurs du colloque Michel. L'articolo, ho capito l'articolo. Michel. Di legge? Sì. Oh, sì. Chiedevo una precisazione sui testi di legge proposti e ricordati in questo, e che cosa esattamente potessero dire in merito proprio alla normativa vigente. Cioè, il riferimento allo stato nobiliare del 29, sì. O quello che poi fu ripetuto nel 43. Sì, ho capito. Ecco, sì, praticamente noi non abbiamo una legge ordinaria che regola, come dicevo, che regola né la consulta araldica, né la soppressione, né tanto meno il riconoscimento dei titoli nobiliari. Perché io ho letto quello che dice la nostra Costituzione, i titoli nobiliari, reca proprio così, non sono riconosciuti. E poi si aspetta una legge ordinaria. Questa legge ordinaria non è mai stata emanata e quindi di conseguenza noi andiamo avanti solo con un DPCM, che in realtà il DPCM è
In Italia è un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri che è un atto amministrativo, non è un atto di rango costituzionale, capito? Quindi non può essere. Agiamo con i pochi strumenti che ci ha messo a disposizione la nostra legislatura. Quindi questo. Prego. Suppose que les organisateurs du colloque demanderont aux conférenciers de donner leur texte. Il y aura des réponses. Voilà. D'autres questions? Si, volevo chiedere alla dottoressa attualmente per me. Sì. Volevo chiedere se qual è attualmente la procedura aggiornata perché il predicato che la Costituzione dice fa parte del nome, del cognome, mm-hmm. possa essere tale? Cioè c'è una procedura da seguire? Sì, allora, dunque, noi abbiamo solo la procedura da seguire è chiedere tramite la magistratura ordinaria il riconoscimento di un predicato nobiliare che fa parte quindi del nome, del cognome. Cioè, per esempio, Russo di Montezemolo, sì. Per cognomizzare, per farlo diventare di Montezemolo parte del mio cognome, devo chiedere tramite la magistratura ordinaria, devo fare l'istanza. L'avvocatura dello Stato, che appunto, chiede il parere a noi e noi dobbiamo rispondere, dobbiamo dire se siamo d'accordo o no. D'accordo, ecco, io consultando indiscutibilmente, confrontandomi con l'archivio di Stato, ecco, tutti i documenti che ho in possesso, ecco, do parere positivo oppure negativo. L'ultima cosa, velocemente, se è stata mai, che lei sappia, presa in considerazione l'idea di fare un elenco, un po' come se fosse un patrimonio archeologico storico dei titoli nobiliari anteriori alla presa del potere da parte del fascismo, se questa cosa è stata, la Repubblica non riconosce. No, però lo dice, come precisa. Patrimonio di storia e di, certo. Così, diciamo, come bene storico, alla stessa stregua, diciamo, di un archivio, di una famiglia, è stata mai presa in considerazione questa ipotesi? Però sono iscritti quelli prima del 1922, della Marcia su Roma, praticamente sono iscritti normali nel Libro d'Oro della Nobiltà Italiana. Ah, sì. Quindi è facile consultarli. No, no. Solo, cioè, questo. Insomma, non è che vengono soppresse, non è che viene soppresso un titolo, no, cioè, scusi, non è che viene soppresso un predicato nobiliare. No, però non ha nessun, cioè una ricerca archivistica, ma non ha nessun... come dire, è grossa la parola riconoscimento, però se fosse fatto un elenco, diciamo, di quelli che sono i titoli esistenti in Italia, quelli storici, gli darebbero probabilmente un valore un po' superiore a quello della mera consultazione, diciamo, mero riconoscimento, no, ma vengono comunque riconosciuti, non è che nessuno può togliere di Montezemolo, ecco, fa parte del cognome, sì, certo, conte o duca di Montezemolo, no, questo patrimonio storico, no, cioè in questo senso no, poi ecco, bisogna consultare i libri di storia per sapere magari se è una famiglia principesca, ecco, sì. Però non è che si è potuto assolutamente sopprimere, ecco. Mi permetto di fare un'osservazione, sì. Che tocca un tema in effetti delicatissimo e io vorrei che si leggesse nelle mie parole tutta la prudenza che è necessaria. La disposizione quattordicesima parla di un riconoscimenti che non vadano al di là del 28 ottobre del 22. Ora la domanda, appunto, che io pongo con estrema prudenza e con tutta la delicatezza politica che implica. Lo Stato, dopo il 22 ottobre del 22, lo Stato Italia, Regno d'Italia, perché manteneva questa definizione, era uno Stato legittimo, sì. Riconosciuto sul piano, certo. Internazionale, uno Stato sovrano. Ecco, e quindi questo discrimine
della data del 28 ottobre, per cui gli onori conferiti dopo quella data non hanno più senso, è un po' una cosa antigiuridica. È vero, e reca molta confusione, professore, per il fatto che in realtà con il vecchio ordinamento, con Regio Decreto, il REIP appunto aveva dato la possibilità di iscriversi solo per 3 anni, e questo però erano proprio quegli anni durante il fascismo, quindi cioè loro hanno voluto dare in tal modo, ecco, la Costituzione ha voluto dare proprio esempio che voleva in un certo senso tagliare tutto ciò che era avvenuto durante il periodo del fascismo. E nel senso che durante il periodo del fascismo, è vero, anche da Benito Mussolini furono fatti numerosi conti, baroni, furono date delle onorificenze, e quindi in questo modo la Repubblica ha dato esempio, dice no, quelli che ha dato appunto il periodo, durante il periodo del fascismo, non sono più riconosciuti. Però cioè, ha dato così un colpo di spugna, ecco. Ha sintetizzato in questo modo, dice, però in realtà c'è molto da dire. Prego.